Stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box doccia. Ha sistemato il muro! E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, oh, mannaggia mio cugino, mannaggia! Box Doccia da 138,90 euro. Tapparelle da 26,90 euro. Zanzariere da 31,90 euro. Tende da sole da 154,90. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su vilcobross.com. Il fai da te su misura. Bene, ritorniamo in studio per la terza e ultima parte di questa puntata che va a chiudere il 2023 di 105 Sport. Come anticipato si parla di calcio a 5 ma non solo, la Serie A ha osservato un turno di riposo per dare spazio alla nazionale ma è stata anche l'occasione per consentire ai campioni d'Italia della Feldieboli di recuperare il match sul campo dell'Olimpia Verona, gara che era stata rinviata per consentire alla squadra della Piana del Sele di prendere parte alla Champions League. Elite round, quindi e ora si è recuperata approfittando del turno di riposo. La squadra del eh, presidente di Domenico e del tecnico Samperi ha sofferto un po' all'inizio, ma poi ha dilagato e ha vinto 6 a 1. Parleremo ovviamente anche dello Sporting Sala Consilina: tante novità a partire proprio dalla gara di recupero che ci sarà il 3 gennaio, ma ne parleremo dopo e anche di mercato in entrata. Per la formazione già lo vedete Presidente detta, ma eh, andiamo a vedere subito la classifica aggiornata dopo questa vittoria della, uh, della Feldiboli sul Verona, la leggiamo insieme ad Angelica. Sì Gerardo. allora in testa rimane la Roma con 28 punti, la segue L84-25, Catania 23, Napoli 21, Treviso 20, Genzano 19 punti insieme a Sandro Abbate, Pesaro 18, insieme a Feldieboli, Active Network 15, Pomezia 15, Sala Sporting Sala Consilina 14, Ciampino 12, Cosenza 9, Mantova 8, Verona rimane a zero punti eh, ultima in classifica. Sì, ha vinto a Verona la Feldeboli che aggancia all'ottavo posto il Pesaro, come dicevamo le prime otto eh, prenderanno parte al termine del girone di andata le prime otto prenderanno parte alla fase della Coppa Italia, quindi eh, la Feldeboli ha agganciato proprio l'ultimo posto utile, vincendo 6 a 1. E andiamo a vedere eh, questa vittoria. Eh, della Feldi immaturata, maturata, soprattutto nel secondo tempo quando la Feldi ha dilagato. Fuzella TV, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Palazzetto Le Grazie di Verona. Il recupero dell'undicesima giornata della serie A New Energy è Olimpia Verona. Feldi il primo giro al pallone dall'Olimpia Verona lo da Luca Ianna Baptista. Attaccherà da sinistra a destra dei teleschermi in avvio di gara nel primo tempo, nel corso della prima frazione di gioco. L'Olimpia Verona. Dall'altra parte, i campioni d'Italia e anche detentori della Supercoppa italiana della Fel di parla di un interessamento del Taranto, anche se non c'è ancora una destinazione specifica. Attenzione a Portuga: Portuga davanti al Portuga Fabiano D'Oliveira Barreto, Portuga il mago. Porta in vantaggio l'Olimpia Verona, palla lunga. Ancora verso Lucas Braga, spostato leggermente verso sinistra, cerca il nuovo Restaino. Restaino, il pareggio della Feld Eboli. Bella manovra sull'asse Lucas Braga-Restaino. Il gol al minuto numero 7, 13.07, il termine del primo tempo. 1-1 raggiunto dalla Feld Eboli. Allarga verso Venanzio, la palla nuovamente per Caponigro, che prova di in prima intenzione la posizione defilata. Può girarsi, cerchio di centrocampo per lui. La sterzata e poi va da Lucas Braga da Silva, nuovamente all'indietro da Gagliani Che prova col mancino, ha toccato Portuga, anticipando anche l'intervento di Alessandro Fior. E poi il contatto molto intenso tra Portuga e Lucas Braga, preferiscono anche in questa partita. La palla poi servita da Venanzio verso Restaino, che si aggrappa. Se ne avesse cambiato idea. E aveva guadagnato i pali. Attenzione, poi la conclusione volante con il destro da parte di Pattias con Sgueglia. Lo scambio di vedute prova un gioco di gambe. Nicolodi si accentra, salta inizialmente William Roccia. Non si avvede, però, che il tempo a sua disposizione è scaduto e si, e si termina dunque sul punteggio di 1-1. Di Eboli, tra la Cenerentola di questo campionato che, però, si sta ben comportando nelle ultime settimane, cercando disperatamente i primi punti della propria. Stagione 17-24 al termine del match, sempre 1-1. Nicolodi cerca l'imbucata per Braga. Attenzione a Venanzio, splendida manovra della squadra di San Perie: 2-1. Ha segnato Venanzio Baldasso, ha già il primo tempo del settimo minuto del primo tempo, ha ricevuto poi Patias da Dalcin. Patias verso Decio Restaino, ed è il 3-1 per. La Fel di Eboli, la riproposizione rallentata con Pattias che punta occhi negli occhi, Portuga, palla con il mancino verso il secondo palo, verso Deccio, Restaino. Attenzione, recupera palla Pattias. Ancora tutto troppo facile, 4-1. Nel giro di pochissimi secondi ha perso palla Portuga e quindi nel giro di a cavallo tra il terzo e il quinto minuto di gioco della ripresa dal Tris con il gol. Ora, ancora di Alessandro Patias che va a mettere dentro 5-1 a 7-20 dal tempo al palazzetto Le Grazie giocata di Portinari verso Giannattasio, la bella giocata Giannattasio, che chiede anche il fallo di mano in fondo al sacco nella porta difesa da Dalcin, che ora riceve da De Degan, che esce e fa spazio a un altro giovane a numero 15 giovanissimo attenzione, att attenzione proprio lui che va a segnare Torrasi incredibile appena entrato Walter Torrasi classe 2004 6 a 1 la corta respinta di Fior sulla conclusione di Restaino e a realizzare l'1-6 che mi sento ancora di dire è troppo severa per l'Olimpia Verona di Luca Castagna che anche oggi comunque ha messo in campo tutto quello che aveva tutto quello che ha, tutto il proprio coraggio, il proprio carattere. Sta, finisce dunque qui con la Sirena che sancisce l'1-6, la vittoria della Eboli al Palazzetto Le Grazie sull'Olimpia Verona. Bene, Abbiamo visto anche questa vittoria che proietta di nuovo nella zona che conta i campioni d'Italia della Feldieboli, Feldieboli che dovrà giocare e altri 85 secondi, quelli con il derby con lo Sporting Sala Consilina, gara rinviata lo scorso, stiamo vedendo le immagini, il 21 novembre a causa di un blackout con i giallo-verdi salesi di Fabio Oliva in vantaggio 3. Uno, ad un minuto e venticinque ci fu questo blackout eh, presentato il ricorso da parte del presidente Detta eh, ritenendo che questo fatto era dovuto a causa di forza maggiore, il giudice sportivo ha accolto oh, il reclamo della squadra salese e ha disposto eh, la ripetizione degli ultimi 85 secondi, si ritornerà a giocare mercoledì 3 gennaio al Pala San Rufo con inizio alle ore 19 stiamo vedendo proprio le reti del Sporting Sala Consilina davanti ad un pubblico numerosissimo presente in quell'occasione in questo derby davvero uh, entusiasmante e ci, e ci sarà questa coda di 85 secondi e se ne riparla il 3 gennaio 2024 a partire dalle ore 19 insomma eh, un minuto e 25 per un tanto di pubblico eh, sì, Probabilmente sperando di non dover ricorrere alle, no. alle torce che come è capitato quella sera a causa di un improvviso temporale, certo, gli 80 dispari secondi più, più intensi, sì, eh, sicuramente <ride> che sono mai visti. E dovrà cercare di conservare il vantaggio certo, certo. lo Sporting Sala Concelina per risalire in classifica. E magari sperando, come abbiamo detto diverse volte, sembrano Niente 80 secondi, ma nel a 5, 5 sono, co... sono davvero sono tanti, tanti. Anche perché, come si sa, è tempo effettivo e quindi sono davvero tanti. Invece, eh, sul fronte, mercato da registrare eh, una voce in entrata dopo quella dell'uscita di batteria Alex eh, Veronese. Batteria, la squadra dei presidenti detta Antonio e Giuseppe, ha annunciato l'ingaggio del eh, laterale. E Lucio Juan Torp, eh, italo argentino, arriva al Club eh, Giallo Verde dopo una stagione e mezza trascorsa con il Ciampino, 29 anni, ha recitato un ruolo importante con la squadra aeroportuale, soprattutto per il supporto in fase realizzativa, mettendo a segno 17, 18 reti. Le sue prestazioni dopo un anno ha trascorso anche nella penisola iberica, si è trasferita Appunto, al Ciampino ed ora l'esperienza a Sala Consilina, eh, il nuovo numero 8 della squadra gialloverde è uno specialista dell'uno contro uno e sarà a disposizione del tecnico Fabio Oliva fino al termine della stagione. Il debutto è atteso eh, venerdì 22 nel match casalingo a San Rufo contro il Pomezia. Eh, si sono detti soddisfatti dell'esito di questa trattativa. Appunto, i massimi dirigenti della formazione salese. È e venerdì si gioca eh, questo oh, turno di campionato che si apre proprio con la gara dello Sporting Sala Concilina. Tra venerdì e sabato ci sarà il ritorno del campionato di Serie A che andiamo a leggere insieme ad Angelica Tor eh, Trofin. Vediamo dalla regia Todoro Bellotta, ci mostrerà la grafica tra un attimo. Che ecco qui, allora Cosenza Catania, L84, Sandro Abate. Napoli Active Network, Sporting Sala Consilina Pomezia, Genzano Giampino, Mandova Fellivoli, Roma Pesaro e Verona Treviso. Ecco queste le gare della prossima giornata che si apre venerdì e si completa sabato. Appuntamento al Pala Sarrufo venerdì alle ore 20.30 contro il Pomezia. E intanto lasciamo il calcio 5 per occuparci di basket, in particolare il campione. Di Serie B interregionale. continua il buon momento del diesel. Sala Concilina, diesel tecnica che, nonostante diverse difficoltà, è riuscita a battere in casa eh, il Milazzo e ha conquistato l'ottava vittoria nelle ultime nove giornate disputate. Una vittoria di spessore di carattere, quella che regala Coach Patrizio. Eh, I ragazzi hanno disputato una grande prova. Eh, nonostante le tante assenze, eh, il match è chiuso. Come vediamo, 85 a 73 per la squadra salese. Eh, diciamo che il modo migliore per approcciarsi alla sfida in programma mercoledì con la capolista Viola Reggio Calabria e in classifica. Appunto, guida il Reggio Calabria. Eh, il Viola con 22 punti, e la coppia Ragusa. E Orlandina 20, e subito dietro c'è il Sala Conselina 18. Poi via via tutte le altre, insomma, eh, disse al Sala Conselina che staziona nella parte alta della classifica. E che mercoledì affronterà la capolista. E lasciamo anche il eh, basket per occuparci di pallavolo femminile di Serie D. Ancora da registrare: eh, per la, eh, Volley Valdiano una bella vittoria. Eh, le ragazze hanno. Vinto 3 a 0 eh, sul campo della Batese, eh, 3 a 1 con parziali eh, per le ragazze salesi 18 a 25, 22 a 25, 14 a 25. Insomma, una bella vittoria eh, sul campo del Succivo in provincia di Chiesetta per eh, la Volley eh, Valdiano. Bene, con questa notizia anche di volley di serie di femminile si chiude anche questo quindicesimo appuntamento l'ultimo del 2023 sì, sì, non ci, che... ci resta che salutare facciamo i nostri che... migliori auguri. auguri di buone feste, buon Natale ci rivedremo sicuramente eh, il 2024. 2024 a gennaio l'8 gennaio per la precisione ecco. intanto auguri e vi ricordo oh, come al solito la replica eh, dopo il Tg di mezzasera e poi martedì nel primo pomeriggio grazie ancora e auguri e arrivederci buona prossimo. serata auguri Sei tranquilla, mio cugino è un tutto fare. Ha già montato il box doccia. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, oh, mannaggia mio cugino, mannaggia! Box doccia da 138,90 euro. Tapparelle da 26,90 euro. Zanzariere da 31,90 euro. Tende da sole da 154,90. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su ricobross.com. Il fai da te su misura.